Questo è lo schermo di una bilancia molto antica. Adesso vi faccio vedere con un macchinario particolare come si può restaurare questo strumento. Basta inserirlo e far partire la macchina. Come vedete, in un attimo lo rifà tornare nuovo. No, sto scherzando, il vero procedimento è questo. Sotto suggerimento di un amico senza fare nomi, Mirko il Panda, che mi ha detto di non rovinare l'originale, ho pensato di farlo sul retro. La prima cosa da fare è passare una mano di carta abrasiva per togliere le bolle, la ruggine ed eventuali tracce di vernice che si staccano. Una volta passata la carta vetro, lo lavo con un'abbondante dose di diluente al nitro, in modo da togliere tutta la polvere rimasta e anche eventuali tracce di oli o grassi, che darebbero fastidio sicuramente alla verniciatura. Poi passo una mano di bianco molto leggera e la lascio asciugare bene. La utilizzo come fondo e come aggrappante. Dopodiché do una seconda mano un po' più coprente. Anche questa la lascerò asciugare molto bene. Gli strati devono essere secchi in modo che quando utilizzo il laser per incidere non mi faccia brutti scherzi con le vernici non asciutte. Dopodiché applico uno strato di vinile adesivo. Questo è rosso ma non ha alcuna importanza, mi serve solo come maschera. Devo attaccarlo molto bene, non lasciare di bolle, deve essere aderente alla superficie della piastra. In seguito devo tagliare tutto il vinile che avanza perché mi serve sapere dov'è la sagoma precisa dello schermo della bilancia. Mi preparo una sagoma dello schermo su un cartoncino con il laser, dopodiché posizionerò lo schermo in questo disegno. Una volta messo, comincio con l'incisione. Ho ricostruito tutti i caratteri, le lettere, i numeri dello schermo, cercando di utilizzare font molto simili. Non sono proprio identici, ma vanno molto bene. La superficie è abbastanza grande, quindi ci vuole un po' di tempo a fare tutta l'incisione. Praticamente asporto il vinile adesivo col laser e anche la vernice bianca sottostante, arrivando praticamente sul metallo della piastra. Ecco, finita l'incisione. Adesso con un po' di semplice alcol e un pezzo di carta leggera, levo la polvere che si è creata con l'incisione, tutti gli scarti del vinile e della vernice che sono rimasti nei fori. Almeno si attacca bene poi la prossima vernice. Do una prima mano di nero molto molto leggero, anche qua lo uso come aggrappante senza coprire troppo e lo lascio asciugare bene. Dopodiché una seconda mano un po' più coprente, cerco di riempire tutti i buchi e adesso lo lascio asciugare benissimo, deve essere molto molto secco. Dopodiché tolgo la maschera, il vinile adesivo. Questo è un lavoro che va fatto con molta pazienza per non rischiare di strappare parti nere. Non succede perché sono abbastanza profonde. Cioè, avendo asportato anche il bianco, il nero è andato a finire al posto del bianco, quindi ha un suo spessore. Continuiamo col togliere il vinile in tutte le parti dove è rimasto. Tolgo la linea centrale e poi con l'aiuto di una pinzetta, con molta calma, tolgo tutte le parti di vinile che sono rimaste nei cerchi, nelle lettere e nei numeri.
questo forse è il lavoro un po' più noioso, ne farlo con calma per non rovinare il bianco. Facciamo anche nella scritta. Ogni volta bisogna pulire la pinzetta per rimangono i pezzettini attaccati. E questo è il risultato. Una volta finito, do una mano di vernice trasparente opaca per legare il tutto. Mi collega il bianco al nero e fa uno strato uniforme. Vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!